Benvenuti da Effetti Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Volevo dare un'occhiata al grafico di Banca Mediolanum perché andandolo a studiare con le onde di Elliott mi sono accorto che potremmo essere in una fase molto delicata e data la forte correlazione che c'è tra i titoli del risparmio gestito e l'indice di borsa, in particolare il FTSE MIB. Ovviamente, se abbiamo una situazione delicata per Mediolanum, può essere interessante andare a cercare di trasferire la stessa anche sul grafico dell'indice. Ma iniziamo con la valutazione del grafico del titolo. Abbiamo visto i prezzi che sono risultati in discesa da questi massimi di ottobre del 2021. Il movimento che si è sviluppato da allora potrebbe essere visto come una fase correttiva del movimento di rialzo precedente, del quale peraltro per il momento, se andiamo a guardare, è stato ritracciato circa il 61,8%. Quello che potrebbe essere accaduto è che con questa fase ribassista terminata a luglio di quest'anno si è disegnata un'onda A di uno zigzag. Lo zigzag si compone di una prima onda, appunto l'onda A, che si struttura in 5 elementi, che qui sarebbero quelli che ho identificato con i numeri appunto da 1 a 5. Vediamo che c'è una discreta proporzionalità tra gli elementi. Questa è l'ampiezza dell'onda 1. Se la proiettiamo dal massimo di quella che io ho ipotizzato essere l'onda 2, vedete, ci riporta come target su questo minimo del 7 di marzo. È vero che nel corso della seduta i prezzi erano scesi anche al di sotto del target dato dalla proiezione dell'ampiezza di onda 1 per il 161,8%, però vedete poi in realtà la chiusura era esattamente coincidente con il livello obiettivo. Momento del successivo rimbalzo, poi è partita una onda 5 da questo livello e in teoria ci dovrebbe essere proporzionalità tra onda 1 e onda 5. Quindi prendiamo sempre la nostra ampiezza di onda 1, la proiettiamo dal massimo di quella che potrebbe essere l'onda 5 e vedete anche in questo caso su questa linea, che è la linea obiettivo, i prezzi si sono mossi per un lungo periodo di tempo per poi rimbalzare. Quindi diciamo che questa prima fase fino al minimo di luglio potrebbe essere effettivamente contata in 5 segmenti, il che ci lascia con un'ipotesi di onda B, perché sappiamo che dopo l'onda A segue un'onda B. Se l'onda A può essere in 5 o in 3 onde, l'onda B è sempre in 3 onde. Se andiamo a vedere quella che potrebbe essere la conta dai minimi di luglio, abbiamo un primo rialzo seguito da una fase correttiva che si è mossa peraltro all'interno di un canale, quindi non ci sono dubbi che questo sia stato appunto un elemento correttivo. Vedete, questo è il canale al quale stavo facendo riferimento. Quindi possiamo va valutare se questo primo movimento, questo primo segmento di rialzo ha una qualche proporzionalità con quello che è venuto dopo. Quindi questo sarebbe il nostro primo elemento rialzista. Questo è il minimo della correzione. Possiamo fare partire il calcolo dell'ampiezza da questo minimo e vedete esattamente la proiezione del 161,8% ci dà come obiettivo i massimi che sono stati toccati a novembre e a dicembre. Se andiamo a guardare all'interno di questa ultima fase, quindi quella partita dal minimo del 29 di settembre, vedete, si è sviluppata con una prima fase di rialzo, una correzione, una seconda fase di rialzo, una seconda correzione e una ulteriore fase di rialzo. Andiamo a vedere se c'è proporzionalità tra questi elementi. Se questa fosse una struttura in 5, potremmo dire che è stata l'onda C di onda B. Questa è l'ampiezza di onda 1. Ve la segno così è più facile per voi seguirlo. Quindi questa sarebbe l'onda 1 di onda C. Facciamo partire la proiezione da questo minimo e otteniamo come area target questa dove effettivamente c'è stata la prima correzione e facciamo partire quindi questa sarebbe stata pertanto l'ipotetica onda 2. Questo l'ipotetico arrivo di onda 3. Andiamo a vedere se c'è una qualche proporzionalità tra onda 1 e onda 5. Questa sarebbe stata ovviamente l'onda 4.
Quindi utilizziamo sempre la stessa ampiezza, la proiettiamo da questo minimo e vediamo che il target era più o meno a 8,15 euro e i prezzi sono spinti il 10 novembre fino a 8,13 euro. Quindi anche in questo caso il target è stato raggiunto quasi perfettamente. Se questa conta fosse corretta, vorrebbe dire che su questo massimo di inizio novembre è terminata anche l'onda B di tutta la struttura che è partita dal massimo di ottobre e che quindi da questi livelli c'è la prospettiva di vedere partire un'onda C ribassista. Saremo proprio pertanto con questa fase che sarebbe il doppio massimo di inizio di onda C di tutta la struttura. Se questa conta che ho fatto io si dimostrasse incorretta, quindi se i prezzi riuscissero a scavalcare in realtà a 8,13, 8,15, ci sarebbe ancora un po' di margine per vedere salire le quotazioni. Se prendiamo come ampiezza sempre quella che sarebbe l'onda A di onda B e la proiettiamo dal massimo di onda A, vedete, abbiamo un target che potrebbe spingersi fino ai 9 euro circa, 8,95. Andiamo a vedere se è plausibile con i ritracciamenti Fibonacci del primo movimento e vediamo se qui c'è il 78,6. Se così fosse, diciamo che quella potrebbe essere, questo potrebbe essere uno scenario alternativo. Più o meno, vedete, ci sono 5-10 centesimi di differenza, però l'ipotesi che se non tiene area 8,13-8,15 come resistenza si vada fino ai 9 euro, direi che è abbastanza credibile. Quindi potrebbe esserci ancora una possibilità di rialzo che manterrebbe vivo lo scenario successivamente ribassista, ma che darebbe uno spazio di crescita ulteriore per i prezzi nel corso del mese di dicembre. Abbiamo detto che c'è una correlazione evidente tra il comparto risparmio gestito e quindi anche Banca Mediolanum e il FTSE MIB. Andiamo a guardare se nel FTSE MIB c'è una proporzionalità simile a quella che abbiamo trovato nel grafico del titolo. Ipotizziamo quindi anche in questo caso che la prima fase ribassista correttiva partita o da questo massimo sia terminata con il minimo del mese di luglio. Andiamo pertanto a guardare se questa prima fase di rimbalzo, vista tra il minimo di luglio e il massimo di agosto, ha una qualche proporzionalità con il rialzo che c'è stato dal minimo del 29 di settembre. Quindi prendiamo ancora una volta l'ampiezza di questo movimento, la proiettiamo da questi minimi e vedete il target di questo segmento, in base all'ampiezza del rialzo precedente, si posizionava intorno ai 24.600-650 punti, che praticamente è esattamente il valore di chiusura di venerdì. Quindi anche nel caso del FTSE MIB siamo di fronte a una situazione che potrebbe evolvere in due direzioni completamente diverse. O questo si dimostra essere un doppio massimo, il che vorrebbe dire che effettivamente in quest'area è terminata l'onda B correttiva di tutta la fase che è partita dai massimi di fine 2021 o inizio 2022. E quindi ci possiamo aspettare a questo punto l'inizio di un'onda C ribassista, perciò vorrebbe dire che il mercato non va a fare nuovi massimi e che da questi livelli di prezzo scende con obiettivi anche al di sotto dei 20.000 punti, oppure come abbiamo visto per Banca Mediolanum ci potrebbe essere una ulteriore estensione del rialzo, cosa che verrebbe segnalata dal superamento di area 24,6-24,7 con un target che vediamo calcolato come abbiamo fatto per Banca Mediolanum intorno ai 26.000 punti. E sarà pertanto molto importante vedere nel corso della settimana che inizia il 5 di dicembre quale sarà l'andamento del mercato, perché, ripeto, con un piccolo spostamento o verso l'alto o verso il basso si potrebbe poi delineare il futuro del mercato fino almeno alla fine del mese di dicembre. Vi invito come sempre a commentare il video, a lasciare un like se vi è piaciuto quello che avete visto e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.